L'8 aprile a Milano si è aperta la 53esima edizione del Salone del Mobile. Lusso, design e arredamento di qualità sono queste le motivazioni che spingono moltissimi visitatori, specialmente dall'estero, a visitare Milano, vera e propria capitale mondiale del design. Andiamo a scoprire le imprese più interessanti. Io sono, come si vede là, figlia d'arte è troppo, però sono figlia di Cesare Cassina, che quindi è una garanzia, un nome nella storia del design. E io a 70 anni, adesso ne ho 75, ho ricominciato per onorare, per fare quello che non avevo mai fatto prima e per fare quello che aveva sempre fatto mio padre, ho ricominciato a produrre mobili di design da 5 anni o 6, presso poco. E quest'anno nella collezione Adelecci appunto c'è un prosciego di Ron Gilad con questo tavolo con l'abbasamento di legno e nella versione rotonda e rettangolare, con la piccola, con la sedia a con i braccioli di Patrizia Bertolini, che anche secondo me è un pezzo molto ben gradevole e ben graduato. E poi il divano di Baldessarri e Baldessarri, e quella è secondo me una chicca, perché appunto non soltanto nell'idea ma anche per la realizzazione, col rivestimento a intreccio nella maniera a tessuto pieno, e che secondo me è un pezzo nuovo. Poi abbiamo la libreria di Ron Gilad, che questa era già stata presentata l'anno scorso, però è realizzata quest'anno. E il divano a due posti dell'icona, che è la Zarina, che è la poltrona con la quale appunto ho cominciato la mia nuova storia, perché l'ho raccontata tante volte, ma magari voi non la conoscete. La poltrona non è un pezzo di design, ma è un pezzo... Io ho ricevuto in dono da mio padre negli anni 40, quando c'era la guerra, per regalo di Natale proprio, la piccola poltrona che lui aveva fatto con le sue mani. E per cominciare questa mia nuova avventura ho realizzato la baby poltrona che mi aveva fatto appunto negli anni 40, l'ho realizzata in scala più grande ed è diventata il mio cavallo di battaglia.